Benvenuto e benvenuta al primissimo episodio di questo podcast intitolato Da Brand a Friend. Ciao, io sono Robin Good. E chi sarebbe Robin Good? Robin Good è un imprenditore indipendente che da 13, quasi 14 anni vive solo ed esclusivamente di internet. Che vuol dire? Vuol dire che dal 2004 io non sono più andato da qualche cliente, ho ricevuto una telefonata per avere un appuntamento con lui, non ho fatto più un preventivo, non ho dovuto più riscuotere o chiedere a qualcuno di pagarmi, perché la mia vita è cambiata completamente nel momento che ho deciso di trasformare il mio interesse, la mia passione principale per i mezzi di comunicazione, per il come le persone comunicano e si presentano e si fanno conoscere e condividono ciò che conoscono online nel mio mestiere di tutti i giorni. Mi sembrava un qualcosa di impossibile, eppure sotto i miei piedi quello che era soltanto un hobby, una passione fatta per il piacere di farla, si è trasformato in un vero e proprio lavoro. Ma lavoro forse non soddisfa nemmeno bene la necessità di descrivere accuratamente un'attività che uno svolge e che è totalmente in linea con i suoi interessi, con le cose che vuol fare, e che non è quindi un settore compartimentalizzato della sua vita che deve fare perché altrimenti muore di fame, ma è un qualcosa dove la persona si realizza, esprime al meglio le sue capacità, apprende, cresce facendo non solo qualcosa che la interessa profondamente, ma costruendo, creando. Quindi io sono un imprenditore indipendente appassionato di ciò che faccio e sono riuscito, senza nemmeno volerlo, a trasformare questa passione in una attività vera e propria, commerciale, che mi dà delle rendite e mi consente di vivere addirittura in un posto che piace a me, in mezzo all'oceano, circondato dal mare, circondato dal verde, dagli alberi, dalla natura e da tantissimi animali. Io qui sono in pace con tutti e con il mondo, ma devo soltanto la mia scelta di aver esplorato, di essermi avventurato nel fare per passione ciò che più mi piaceva, il merito di essere riuscito poi a concretizzare, a rendere, a cristallizzare un modo di vivere e di lavorare che oggi è alla portata di tantissimi, soprattutto di coloro che hanno un grande interesse e una grande passione per qualcosa. Quindi questo podcast Da Brand a Friend è dedicato soprattutto a te che sei un potenziale imprenditore, a te che sei un giovane che sta cercando di capire qual è la strada da prendere, come ad un giovane dentro ma meno giovane fuori, perché per troppi anni hai dedicato il tuo tempo a svolgere il lavoro di qualcun altro, a soddisfare i sogni e le chimere di guadagno di altri, non i tuoi, perché è stata una vita nella quale hai dovuto correre e fare spesso cose delle quali poteva interessare di meno, soltanto per il tuo grande desiderio di tenere in piedi la barca, di far continuare a funzionare le cose, di poter pagare l'affitto, la macchina e tutto il resto che hai scelto di includere nella tua vita. Ma questa vita da criceto che corre dentro una ruota che non si ferma mai, lo sai meglio di me, non è vita. E per quanto sia facile da parte mia in questo momento dichiarare che ci sia un'alternativa, mi rendo conto di quanto è difficile poterla vedere quando si è là dentro e non si ha nemmeno lo spazio per fermare un attimo la ruota, scendere e guardarsi intorno. Ma il mio dovere è quello di chi dentro la ruota di criceto, pure stanco, assuefatto, arrabbiato e incazzato contro un modo di spendere il tempo e la vita che non va a frutto di nessuno, ha deciso comunque di vagliare le altre possibilità, di vedere cosa c'è là fuori. Questo podcast è dedicato a te che pensi che attraverso internet e attraverso una comunicazione
trasparente, onesta, efficace, ma soprattutto ricca di valore, di informazioni utili, rare, difficili da trovare, si possa costruire tantissimo, senza doversi inventare niente di particolare, senza dover vendere per forza scatole di prodotto in cambio di soldi. Attraverso la gestione, la cura, la raccolta e capire meglio come funzionano le cose in qualsiasi settore, è possibile oggi creare valore, creare ricchezza sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista intellettuale e spirituale. Attraverso la condivisione di questa conoscenza tutti possono crescere a catena e ci possiamo aiutare gli uni gli altri a migliorarci e a cambiare il mondo che è intorno a noi. Io in queste cose credo e questo podcast è dedicato a te che le vuoi scoprire insieme a me. È un percorso dove io sono solo in viaggio, non sono arrivato realmente da nessuna parte se non da rendermi indipendente dai meccanismi e dai datori di lavoro che più non sopportavo, ma non sono arrivato in realtà ancora da nessuna parte perché è tutto da scoprire questo percorso e ci sono mille strade che si possono seguire. Il mio dovere, la mia missione è quella di condividere, di aiutare gli imprenditori e le piccole aziende come la tua a capire come diventare dei punti di riferimento nel proprio settore, nella propria nicchia di mercato online, attraverso la condivisione di contenuti speciali e coltivando relazioni di lunga durata con le persone, con quelli che oggi chiami clienti. Questa è la mia missione, perché in questo io in qualche modo sono riuscito, senza volerlo inizialmente, del tutto in maniera accidentale, ma poi una volta che me ne sono reso conto, ho continuato a cavalcare quest'onda e a cercare di rifinire e capire meglio come cavalcarla bene, come cavalcarla in armonia. Quindi, ti ripeto, dal 2004 ad oggi io vivo esclusivamente dalle rendite che produco attraverso internet. Non sono milionario, non sono miliardario, non faccio cose per cui mentre dormo la notte entrano i soldi, ma ho scoperto che attraverso internet, senza dover comprare grandi macchinari, senza dover fare investimenti esagerati in personale o in strutture fisiche, nel tempo si possono fare tantissime cose e il merito sta tutto a me o a te e al tempo che ci dedichiamo a dimostrare agli altri la nostra credibilità, trasparenza e onestà. E siccome là fuori non ce n'è tantissima, quando qualcuno incontra nel settore che gli interessa qualcuno che è in gamba, generoso, che condivide, che è onesto, che va oltre il dovuto, stai tranquillo che troverai delle gratificazioni, che troverai dei ritorni, che troverai delle persone che vorranno pagare per poter avere di più da te. È a te quindi che dedico questa prima puntata e al quale stringo la mano, do un abbraccio, un benvenuto e una benvenuta per essere in viaggio con me su questo treno che viaggia in una foresta sterminata con paesaggi, con aperture di viste, di panorami sconfinati. Prima di concludere voglio ringraziare coloro che mi hanno dato una mano straordinaria nel poter arrivare a questo punto, di poter aprire anche un canale audio dove raccontare, condividere e riflettere sulle cose che più mi appassionano. Quindi grazie, 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 grazie di cuore a tutti coloro che sono i miei supporter ufficiali su Patreon. Alla pagina patreon.com/robin-good ci sono tante persone che hanno scelto di darmi una mano concreta e che mi consentono di fare quello che a me veramente piace fare. Grazie Giovanni Poletti, grazie Urs Frey, grazie Alessandro Rivale, Cristina Iaconi, Francesco Orsi, Alessandro Notarbartolo, Barbara Vernati, Walter Clinton, Roberto Serra, Stefano Rioda, Lello Mannu, Federica Segalini, grazie, Tom Sepp, Power Rengold, Roberto Ferranti, Mark Friedman, Matteo Adamoli, Ryuichi Sakuma, Alessandro Bruzzi, Luca Zio, grazie, Fabrizio Pucci, Giulio Sacripanti, grazie, Angelo Labrozzi, Salvatore Porco, Paolo Salzotto, grazie, Alessandra Boschini, Giulio e Leo Biocca, Toshiro Savoia, Nicoletta Conficconi. Grazie di cuore. Se non fosse per voi e per la vostra scelta di darmi una mano tangibile, non sarei qui oggi.
Il traffico mi piace? Valgono zero. Ciò che conta è dare dimostrazione concreta di grande credibilità, condividendo valore, dando prima di chiedere e coltivando così relazioni di lunga durata. Fino alla prossima, un saluto da Robin Good e dalla foresta di Sherwood. Yee-hoo! Ciao!